Ben arrivati all'azienda vitivinicola La Torretta, che è di nostro proprietà da 3 generazioni. Noi produciamo vino con la convinzione che se riusciamo a fare un prodotto buono, un prodotto valido, riusciamo a valorizzare la Vallata. Noi abbiamo una superficie di 32 ettari di vigneto in cui produciamo sia vitigni bici piacentini come l'Ortugo, il Tutturno, Frizzante e il Tutturno Classico, ma soprattutto l'azienda è impostata su vini fermi, vini internazionali, vini importanti. Per questo abbiamo tutta una serie di coltivazioni, non direi biologico, ma molto curate nel vigneto per consumare meno prodotti chimici possibili e una grandissima attenzione in fase di vinificazione. Noi vinifichiamo tutta l'uva bianca in cassette, questo per evitare l'ossidazione e perdere i profumi, e tutta l'uva rossa invece con una resa bassissima, siamo sul 65-70% di resa dei vini rossi. I nostri cavalli di battaglia sono l'Ortugo, che l'avete qui davanti, vitigno autoctono di Piacenza, quindi autoctono vuol dire che è prodotto e commercializzato e imbottigliato soltanto a Piacenza, il Salese, che prende nome da casa nostra, da Sala Mandelli, Sala Salese, che è uno Chardonnay al 70% Sauvignon, il Gutturno Fermo, che come tutte le aziende che vogliono importare sulla qualità la loro produzione, noi commercializziamo di 2 anni precedenti, quindi adesso nel 2019 stiamo commercializzando il 2017. Il Vignard, che è un rosso a taglio internazionale a base di Merlot e Bonarda, e poi come ultima cosa abbiamo il Memo, che è una bottiglia che ho fatto in occasione della nascita del mio nipotino Giacomo ed è dedicato a lui. Accanto a questi vini abbiamo l'olio che imbottigliamo e vendiamo qui in azienda. Siamo aperti al pubblico alle degustazioni tutti i giorni, soprattutto il sabato e la domenica, in cui abbiamo occasione di far assaggiare i nostri vini abbinati a quelli che sono i prodotti tipici del territorio, soprattutto i salumi. Questo serve soprattutto a far conoscere la nostra azienda e a far conoscere la Valtidone.